officina dell'amore, anche oggi qua parliamo di un argomento un po' spinoso. È molto costoso separarsi, oggi è cambiata la legge. È cambiata la legge, ma è rimasto il costo. Beh, effettivamente è cambiata la legge, diciamo che la procedura da una parte può essere più veloce, si può passare da una separazione, un divorzio, non più. Il costo che si divide in due tipologie, cioè il costo emotivo della separazione che rimane, e la costosità se noi non riusciamo a trovare un accordo con il partner da parte. Cioè, questa separazione, se nonostante sia consensuale, che diventa in un certo modo conflittuale, perché non riesco a trovare l'accordo, i costi aumentano, perché dovrò pagare, fare incontri con l'avvocato, trovare diciamo la quadra, anche perché oggi la legge prevede che dal giudice si vada già con un accordo che insomma, prevede tutto, no? Dalla gestione dei figli, l'accordo sui beni, la separazione deve essere proprio diciamo, portata al giudice in maniera. Quale situazione migliore allora che esperti, pure mediazione familiare, esperti psicologi, gli avvocati per creare, e pensate che tutta questa gente costi molto, anzi, al contrario. Al contrario, esatto, perché qui in Epicurea per i nostri associati abbiamo delle agevolazioni, ma soprattutto cerchiamo di creare proprio un percorso di consapevolezza che appare, no? Soprattutto cerchiamo di arrivare al punto, perché a volte si litiga tanto e ci si accorge dopo della spesa, lo dice, mandiamo la lettera, il letterino, le cose, e non troviamo nemmeno la quadra, una buona spesa. Quindi, perché dicevo due costi? Uno, questo diciamo che riguarda questo percorso per la separazione, ed è un costo che anche oggi rimane, poi ci sono i tassi, sono dei costi che sono imprescindibili. Però si può risparmiare come? Appunto, cercando di trovare un accordo attraverso la mediazione e la consulenza di Epicurea dell'ufficiale. Perché il costo reale, poi, quando una separazione anche pare semplice, si firmano degli accordi velocemente, spingente magari la necessità, il costo vi arriva dopo. Sì, perché poi c'è il ricorso, perché io posso fare anche un accordo veloce, ma se l'accordo è fatto male poi dovrò fare un ricorso, perché poi perché non vedo i figli, perché pago questo, mi faccio mille domande perché non ho capito perché mi sono separato, perché ho divorziato, oppure vivo appunto male perché vivo questa cosa che mi è stata imposta magari dal giudice, nel senso che ho chiesto al giudice poi di fare lui, no? E quindi se noi vogliamo decidere noi della separazione attraverso i nostri esperti, possiamo riuscire a fare questo percorso, portare questa separazione consensuale dal giudice e passare subito alla fase divorziale. Diciamo, io sono stato tra quelli che vedeva un po' questa lontananza, 3 anni di tempo, no? A volte portare anche delle recrudescenze all'interno del rapporto. Quindi studiamolo però bene, perché c'è sempre bisogno di un percorso. Su questo so che come ci si fidanza e ci si sposa non da un giorno con l'altro, ecco, ci si sfidanza, ci si separa anche qui non da un giorno con l'altro, ma c'è un percorso. E l'altro fattore, forse ti anticipo, è quello emotivo. Esatto. Perché il costo, esatto, il costo che poi noi mettiamo sulla bilancia della separazione, infatti sto parlando a quanti ci stanno ascoltando e magari stanno rimuginando, no? Su come faccio, mi voglio separare, oh mio Dio, un senso di colpa, eccetera, è un costo affettivo. C'è un costo emotivo, c'è un costo emotivo anche perché c'è un senso di lutto, c'è un senso di fallimento. Allora, anche qui serve affrontarlo con l'esperto, più che l'amico, l'amica che l'ha già vissuto, e magari l'ha vissuto anche in maniera negativa, che ci passa anche questa negatività. Un'esperienza che tanto non sarà mai la nostra. Non è uguale alla vostra. L'esperienza del vicino, dell'amica, dell'amico non è uguale alla vostra, voi non siete quel rapporto che voi avete una vostra. E soprattutto, se devo dirla, spesso gli amici in buona fede ci vedono come ci hanno sempre visto, però noi probabilmente le cose al di fuori, poi quello che gli abbiamo un cambiamento in atto. Allora, attraverso la mediazione familiare si crea un percorso che anche è tra l'altro un modo anche per poterlo dire, perché la difficoltà che abbiamo, Corea, l'officina dell'amore e della relazione, l'officina del come fare, come facciamo a fare le cose, o come faccio a dirglielo, a lei, a lui, no? Perché c'è questo momento, come faccio a dirlo ai bambini, c'è anche questo
momento importante che non viene dopo, ma viene prima, e la coppia spesso arriva che qua gliel'ha già non detto e è litigante. Già confortando, esatto, in modo tale che i bambini hanno già recepito. Però si fanno pagare la domanda. Sì. Allora, qui il costo emotivo lo si supera con la conoscenza e con il fatto di poter avere a disposizione un posto dove si può parlare con il proprio partner, parlare anche di separazione, un posto sicuro, perché a volte non è nemmeno così sicuro iniziare a parlare di separazione. Attenzione, dobbiamo vedere le reazioni da partner da parte, cioè capire un po' qual è lo stato della relazione. Allora cercate di venire a parlare. Noi cerchiamo di fare il possibile per darvi il massimo della consulenza emotiva, legale, psicologica e per trovare il percorso più adatto per la vostra. Quindi per qualsiasi dubbio, anche se ancora non avete deciso, ma avete un dubbio, chiamate Epicurea, all'Officina dell'Amore, vi accogliamo e iniziamo a parlare. A capire, noi cerchiamo innanzitutto di ascoltare, ascoltando cerchiamo di indirizzarvi a un percorso che speriamo vi aiuti un po' a risparmiare magari dal punto di vista dei costi di una separazione e a risparmiare un dispendio emotivo energetico anche fortissimo. Diciamo che il costo emotivo che ci sarà, ma che dobbiamo riuscire a indirizzare per poter. Se accompagnato lo recuperiamo.